Quattro errori che un carrozziere non deve mai fare. Qui ragazzi stiamo lavorando su una bellissima Golf e la cosa triste di cui ci siamo accorti è che è stata di recente verniciata, 4-6 mesi fa, quindi è una verniciatura freschissima, ma ci siamo accorti di errori madornali che un carrozziere bravo non dovrebbe mai fare. Esaminiamoli insieme. Un primo errore è lasciare una finitura sporca. Guardate quanti residui di pasta abrasiva che ci sono nelle fessure. Sono dappertutto. La cosa triste di questa macchina è che monta delle plastiche che hanno assorbito tutto il prodotto. Guardate che schifo. Che schifo, amici. Secondo difetto. Una verniciatura fresca, eppure nelle fessure comincia già a spaccarsi. Guardate, qui si vede il fondo. Cosa vuol dire questo? Pessima preparazione del supporto. Terzo errore. Lucidatura non effettuata bene. Questa è una carteggiatura, probabilmente per rimuovere un po' di buccia d'arancia, una colatura, uno sporchino, non rimossa. La macchina è piena di questi aloni. E dovremmo ricarteggiare e lucidare per rimuoverli. Quarto errore, fumi di vernice dappertutto. Guardate, questo bel colore bronzo è stato rovinato perché è stato fatto passare il fumo di trasparente lungo la fessura delle porte, che ha fondamentalmente rovinato di tantissimo l'effetto. Guardate che schifo. Qui c'è una colatura coperta dal fumo, eccetera. Guardate che bella colatura. Ora, non è che facciamo questi video per criticare, ragazzi, però sentiamo spesso clienti che ci dicono questo carrozziere è più bravo dell'altro. Questa è questione di pulizia e lavorare in maniera pulita e precisa. Fate caso a questi dettagli che potrebbero sembrare piccoli, che col tempo poi peggiorano, diventano più visibili, per valutare se un carrozziere è degno di lavorare con voi oppure no. Ciao ragazzi!